Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la manovra, Senato, Commissione al voto, nuovo stop al superbonus. È arrivato poco prima delle 6 il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione del superbonus al 110. Il testo però è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni da approfondire. Da 60 a 180 giorni per cartelle gennaio-marzo passa l'emendamento in Commissione, misura senza oneri, fondo di solidarietà da 10 milioni di euro per il 2022 a favore dei proprietari di immobili residenziali non utilizzabili perché occupati abusivamente. Covid, Draghi ancora nulla di deciso sulle nuove misure, aspettiamo i dati su Omicron. Nella conferenza stampa dopo il vertice con il cancelliere tedesco Scholz, il presidente del Consiglio ha parlato dell'eventuale stretta in vista delle festività senza sbilanciarsi. Scholz elogia l'Italia per come sta lottando contro la pandemia. Sono un modello da seguire, un paese luminoso, ha detto. Sono stati molteplici i temi del colloquio con il neo cancelliere tedesco e il premier Mario Draghi. Nel corso del vertice di Roma si è parlato di PNRR, rapporti tra Italia e Germania e ovviamente di Covid-19. Dice Draghi, ringrazio Scholz per gli elogi in merito alla campagna di vaccinazione, ma ancora c'è da lavorare e essere attenti. In cabina di regia passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c'è ancora nulla di deciso, il governo aspetterà fino a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento sulle varianti Omicron per vedere come avanza la nuova mutazione e di conseguenza valutare una stretta. L'EMA intanto, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino prodotto da Novavax, Nuvaxovid, per prevenire il Covid nelle persone dai 18 anni di età e il quinto vaccino per l'Unione Europea. Si è ucciso gettandosi da una finestra dell'ospedale Businco di Cagliari Sandro Sarais, il 56enne accusato di aver assassinato una settimana fa la compagna Micaela Cleix, 50 anni di origine romena. L'uomo, ricoverato nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale, era piantonato da due agenti e dopo essere riuscito a divincolarsi si è lanciato dal terzo piano. Una buona notizia natale, Alex Zanardi è tornato a casa, la moglie ha detto è un vero combattente. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.